Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo le meravigliose decorazioni di Little Birdie. Allora, partiamo da queste. Sono tutte cose che ho scelto io, dal loro sito. Guardate che carini questi uccellini con queste scritte. Come potete vedere, dietro ci sono in ognuno il biadesivo a rilievo, quindi se volete poi creare quell'effetto un po' pop-up, sono l'ideale. E li ho trovati veramente molto molto simpatici, molto carini. Naturalmente tutti i link li trovate nell'info box, quindi poi li potete controllare e vedere da lì, insomma, anche rispetto al sito. Queste invece sono delle farfalle, adesso le apriamo insieme. Sono sincera, quando le ho viste sul sito i colori mi sembravano un po' più brillanti. Invece quando li ho visti proprio dal vivo, diciamo così, sono un po' più spenti i colori, però insomma va bene uguale poi rispetto appunto alla creazione che uno deve fare. Anche questi, come per quelli precedenti, hanno sempre il biadesivo a rilievo, in modo che insomma potete sempre creare quell'effetto un po' più 3D. Quindi l'unica nota negativa, diciamo, di questa sono questi colori un po' più spenti che però appunto possono sempre servire in un determinato progetto. Poi, passando invece a cose più glitterose, ho preso queste piccole stelle di Natale, fiorellini, insomma, per Natale. Sono 9 nella confezione. E abbiamo praticamente 3 color panna, 3 verdi e poi 3 classiche rosse. Queste non hanno il biadesivo dietro, quindi potete attaccarle in vari modi. E devo dire, sono molto carine, molto brillanti e davvero, insomma, queste mi hanno soddisfatto quello che ho visto poi dal sito, quindi mi sono piaciute moltissimo. Cambiando genere, invece guardate che carine queste, che sono dei barattoli con delle scritte. E anche queste adesso le apriamo perché poi ho paura, tra l'altro, che col cellophane vedete male. E anche queste ovviamente hanno il biadesivo dietro a rilievo. E le ho trovate veramente molto carine, con questo effetto un po' lavagna. Mi piacevano veramente veramente tanto. Ecco qua, vedete, questo è il biadesivo sempre a rilievo e non so che altro dirvi perché sono veramente molto carine, anche un po' particolari, insomma, mi sono piaciute veramente tantissimo. Tornando poi invece al tema Natale, guardate che meraviglia queste decorazioni con gli uccellini e le scritte. Anche qua abbiamo il biadesivo a rilievo, quindi pronte all'uso, qui addirittura due per creare proprio l'effetto della bandiera, no? E queste sono le decorazioni per Natale. E questi uccellini col cappellino di Babbo Natale, insomma, veramente, che dire, sono veramente deliziosi. E poi, sempre per rimanere tema Natale, guardate qua che meraviglia, queste renne e anche con le scrittine. Anche queste hanno il biadesivo, sono un po' più rigide delle altre e hanno sempre il biadesivo dietro a rilievo. Vedete, praticamente sono quasi doppie, diciamo così, quindi sono un po' più grosse come materiale rispetto all'altro e sempre vi dicevo c'è il biadesivo dietro su ciascuna di questi decori, quindi sono molto molto carini. Poi, cambiando un po' genere, farvi vedere qualcosa di diverso, ho preso questi uccellini fatti proprio, vedete, con il cartone. E con le notine musicali, molto carine anche queste con le loro casette. E mi piaceva questo effetto del cartone ondulato, sinceramente, quindi questo è stato determinante. Invece, qua abbiamo un po' più lo stile kawaii. E quindi abbiamo questi elementi con gli occhietti e la faccina sorridenti, vedete anche l'alberello, qua c'ha i suoi occhietti e questo l'ho preso anche un po' per farvi vedere che la Little Bird, insomma, ha vari tipi di decorazioni.
come ad esempio questi set. Sono molto carini questi set, anche come idea regalo, perché praticamente suggeriscono sempre anche un progetto con tutti gli elementi. Quindi qua in questo caso abbiamo questo elemento di legno, questo pavone in legno e questi fiori. Qui abbiamo dei fiori stile hawaiano con questa applicazione sempre in legno e qui suggerisce, vedete, una specie di portaritratto. Però ovviamente nessuno vi vieta di usare, quindi di sfruttare anche i singoli elementi per le vostre creazioni. Quindi diciamo che ha un doppio uso e li trovo veramente molto, molto carini. Ho scelto poi queste decorazioni con questi inserti in foil, quindi laminati, quindi danno questo effetto metallico. Sono sei piume diverse, mi piaceva molto questo tocco di luce, non ve le apro, ma anche qua abbiamo il biadesivo. Oltre alle decorazioni troviamo anche, ne ho acquistato un pacchettino, questi bordini che servono proprio a, diciamo, decorare e rifinire meglio il nostro progetto. Sono 12, in questo caso di carta, lunghi 35 cm, quindi poi voi li potete tagliare e adattare come meglio, volete. State vedendo, insomma, i colori e anche le diverse, diciamo, forme geometriche, quindi sono molto molto utili. E naturalmente non possono mancare le carte, questi sono 12 fogli, 12x12 significa 30x30 cm più o meno, e ovviamente questo state vedendo è tema Halloween. Sono carte di lino, quindi l'effetto non è proprio del cartoncino, sembra quasi più vinile, quindi hanno secondo me poi una resa molto, molto importante. Quindi infatti non vedo l'ora di usarli. E queste sono le fantasie, tra l'altro veramente molto carine, a parte queste ovviamente monocromatiche, ma a parte questi ragnetti che sono carini, guardate questo per esempio con i cupcake, e ce n'è un altro che ho visto con, eccolo, con lo scheletro, che sono veramente veramente carini. E queste sono tutte le 12 fantasie. Come state vedendo, le fantasie sono solo su un lato, dall'altra parte vi rimane bianco. Ovviamente vi invito a visitare il sito e a vedere tutte le meravigliose carte che ci sono, così come anche le decorazioni. Io spero di avervi scelto anche dei prodotti per farvi capire un pochino la linea di questa azienda e quello che propone, però ovviamente vi ripeto, vi invito a visitare il sito. Io come al solito vi lascio l'end card, ci vedremo presto con nuovi tutorial e quindi vi aspetto al prossimo video. Ciao!